Che è successo? No, e là non riuscivo a ripartire, ma se mi ghiacciate pure. Pure me. Cammina sulla neve, non Sì, sulla ma battuta, infatti. eh. Con la battuta di ghiaccio, non ci stavo aderenza. Tengo la gomma che non è stallonata bene. Oh, avanti o dietro, non è stallonata bene, si muove. Fa un sacco di movimenti. La devo rivedere bene, vabbè. Mia esperienza c'è. Mamma mia. No, non che sta facendo. Buon anno. Buongiorno, che fai? Dai, forza, mettiti sotto al muro di qua. Vai Fausto, vai! Oggi arriva a stare esterno, e lo fa esterno il gruppo ieri, ma che arriva in volo, così qui. Fausto, ci eravamo prefissati il campetto! Non c'è il campetto, senti arrivare! Ma ti avrei picchiato un po' scendo, guarda qua, non ho picchiato. No, vai, vai. Yeah, che ti è venuto H18, con un ghiaccio ci dice. Piano piano, signora. Piano piano. Sali sopra! Ah, però, dici tu. E perché? La domanda è perché? Ora me l'ha già reso qua. A me scendere a risalire, eh? Allora che sarà difficile a ripartire. Vuoi far provare? Ma io direi scendiamo, ce ne
ne saliamo per Agerola che è più terreno. Per Agerola dove? Per la Dana del Ghiro. La casa del Dio. La casa del Ghiro. No, però chi alla fine qua è, no? Perché poi dopo non dovremmo avere grossi problemi. Ma qua è per aderenza, perché era Sì, rallentato? questa aderenza. Se n'è andata dentro al canale, vedi là? Ah sì, ha svirgolato. Questa è una terra. Ma stavi di seconda, di terza? Stavo di seconda. Di seconda a file gas. Che ti devo dire? Vogliamo provare a scendere? E riproviamo a passare di nuovo qua e se diciamo ci va bene. Vai tu avanti però, che sono inutile che stai a scendere da dopo. Vieni, vieni, vieni giù. Non ti ferma. Buongiorno. No, hai visto che già fai? Ah, hai visto che non dovevo aprire i peschi, si è buccato. Vogliono tutto aperto. Però sta mono è come se non scendesse, come se fosse bloccato. Probabilmente ne ha bisogno di una revisione, eh. Probabilmente sto mono ha bisogno di una revisione. Vada qua. Cioè, io non uscì.
La chiudo la volta. Riusciamo ad arrivare fin qua, oltre non riusciamo ad andare. Ma c'è un'amica mia con il marito, che stanno in un negozio a Gragnone a distanza, che lei sta proprio ingappata nello lupo. Pigliavi per andare sì. E attenza, quando è giusciuto fuori, ci sono proprio con i piedi nella neve. Secondo me a me che non sta proprio... Sarà pieno, sì. Ci ha pigliato pure la motocicletta. Buona giornata.
pericoloso. Ho l'impressione che col freddo sti gomme non tengono loro. Sì, forse sono troppo dure. Troppo dure. Perché quella manteneva. Questa c'è anche sul dritto. Non dobbiamo più perdere velocità. Se riusciamo a prendere velocità, andiamo a perdere più. Perché ci sta la macchina, c'è la lontana. Noi ci ho perduto più. Cioè io scendo da lì. Quando ci siamo messi con culo per terra. Ah no, ma quasi vuoi, sai che fa? È chiaro che non è una stella. Lo so. E se no non sai chi c'è. La roba viene raccata più loro, secondo me, Basta là, ma partì. È l'unica cosa. Non è sale, una volta che si ferma, non parti più. Dopo un po' che di là. Che se no si è da mettere là, non è andato l'ambio, non è un cane. No, è tutto da vedere, proprio qua. Che sono già là, è già più là. Allora ci sto già là, fino a Carzello, perché è già morto. Ok. Pronti a partire. Almeno ci provo. Non sale. Pisfizzi, parto tu. Voglio provare un attimo che lo Pisfizzi. Voglio capire. Voglio capire se è la stessa difficoltà. Armante. È disarmante la differenza. Capito? Aspetta un attimo. Devo intervenire ancora sulla sospensione. La devo aprire tutta perché anche se ci servirebbe l'estensione chiusa, ma inevitabilmente chiudendo l'estensione così tanto diventa dura anche il mono. Mo non fa niente che molleggia. Cercheremo di farla molleggiare perché. Ma tanto non serve né prestazione. No, assolutamente, quello ci serve che andasse lì. Allora a questo punto apro tutta l'estensione. Ricordati quanto stava. Stava a 7 dal tutto chiuso, io l'avevo portato a 4. Eccolo qua. Mi resisce bene questa motocicletta. È molla? Ma. Guardassi che tieni una molla troppo dura. Capito? Sì, certo che si può scaricare, ma il precarico, non il K.
Sì, si scarica il precarico. C'è là il pretensionamento, come ti devo dire? Ma è questo qua che sì, devo sì, sì, però il K della molla in sé, se è dura. Ah, va bene. Cioè, se lo sai, no, se è una molla da 35 kg. Molle... Però dico, se è anche caricata. Se è che... Lo prova tu? Lo provo io. Vai, vai. Vai che ti spingo. Mettiti a centro che fai pare che è un po' come... Sembra che... Però è strano perché se sta gomma mantiene sul fango... A neve è come se fosse fango. Ma è per la temperatura però. Dici tu, se sei fatta troppo dura, dove vuoi ripartire da quel punto? Sì, io ho quell'impressione. Che non tenga perché è rigida la gomma, sì. Sei indurita. La tua la sento proprio, cioè sento proprio la gomma che piglia in te. Invece qua la gomma non la sento. Ma quanti hai, Dano? No, che non è senza camera d'aria questa. Non ci sta la camera d'aria, capivi? Oppa, la sto io, stai, vieni. Se volevo andare più indietro. Tira la frizione, sta la marcia in. O quella che tassello, o quella che rimane dentro. Hai visto? I cubetti di ghiaccio. Cioè, guarda qua, è un cubetto. Volleggia sotto il culo? Allora, non lo dovrebbe fare per avere trazione, però a questo punto ci serve portare peso dietro. Sei solo in prima o in seconda? Anche di seconda, però penso che è troppo lunga la moto per avere la seconda. Meno gas, meno gas. Devo provare con meno gas. Lui sa. Beh, fammi riprovare. Scendiamo un attimo. Ecco la vista sta pure. No, però è bastarda, bene. Guarda. Non stai bene qua. Ma manca neve o ghiaccio? Ghiaccio, sono gelato, non io pensavo che avendo nevicato stanotte. Non voglio capire proprio. Mi sembra impossibile che non parta, guarda. Non riesco a concepire perché voglio capire la differenza di gomma, voglio capire la differenza di cilindrata. Ma che non si muove non è possibile. No, poi niente, non faccio niente. Ma poi quando buono è arrivato, potete arrivare a coppa loco, non mi dico. Ti arrendi? Sì, purtroppo sì. Mi devo arrendere per forza. Avere un minimo di speranza, ma non riesco a tenere un movimento. Voglio ripartire solo da là. Dritto proprio. Se riesco a ripartire da là. Ma tu si sciuglie così prova, quando si porta la ricorsa. Thank you.
insomma, ma non ci riesce proprio. Ci devo prima l'anno, perché mi dicono l'anno non grazie. Tanto è difficile passare in coppa, lui dice, muovi, ecco, poi ti arriva, io voglio arrivare alla coppa. Stranissima questa cosa. Quella è la nipote, la neve ha commentato più un coppa. No, fino allora... a mo' apricchiano che facevi, apricchiano poi ci ha fatto il magari recuperare la motocicletta. Difficile scendere che salire. Perché mo ci sto già. Te capite che se caso studi in discesa? Io ho lasciato la frizione, si è spinta in discesa. Cioè, pensi che eri in salita non si studava. Ha pistonato du come martello. Figurati mo cazzo. Figurati a scendere mo che ci va. Ah boh, a scendere ci mettiamo. Teniamo fino a misura. Male che vado, mettiamo in terra e asciugliamo. Io la calma. E usiamo come slittine, sai, chi sa? Se non mi faccio paura, queste aule. Senti, cioè non è proprio adatta a neve, perché sta qua. Mo dopo quando andiamo nel box, facciamo un attimo il sag. Visto che ci troviamo. Ma vediamo se vogliamo salire dall'altro lato. Ma pure sta una salita, sta una bella salita. Asfalto? Se non c'è asfalto. Ah, sti cazze, che è la stessa cosa. Però sta molto appena un problema, là va appena ghiacciato. Sì, ma ci stanno due aiuti belle ripide, un po' di cemento. Prima che qui non c'è re. Ma non sono mai sentito. No, ce ne stanno due che sono come chiesto. Ma ghiacciato? No, di modo leggero, Alla. Per dire di parete franco. Ah, e allora come ci sono? Per la tora, Alla, vuoi dire? Per la tora, no. Non faccio. Per la tora, no. Allora, che c'è pace. Io che strada, che c'è. Strada, strada, da fare, però... ma arriviamo in coppa per fare qualcosa. Uno lo spedi, è tutto un cibarino. No, non capito. Cioè, mi pensi che gli stai a casa che niente come tornassi. Non puoi venire, non ci sa, comunque arriva la coppa là, non ci sa. Ma poi c'è giusto il gelo, non ci rimanga bene qua. Che come se poi ce la dà, tu boom, ma la punta, guarda se la vuoi andare, capi? Piacere pure io, ma se così. Vorresti capire, sinceramente. Cioè, la gomma è un limite della cilindrata, del mono, no, cioè che niente. Cosa? No. Perché la gomma pareva che non camminava proprio, l'anteriore invece pareva inchiodata a terra.
No, io ho la sensazione che come si è fatto proprio un pezzo di plastica. Probabilmente essendo più dura, durante, cioè dura di più, è più duro, però con le temperature basse diventa plastica proprio. Guardi, prendi la botte soia, prendi. Andiamoci, è pure più alta, che questa gomma è caduta anche qua. Voglio. Però comunque è pure la cubatura, che poi se la proprio a occhiere, che insomma che sta un po'. Dai, perché qualcuno la neve non ci mette, non ci fermo. Dai, come la veniva giusto a fermata, invece là ci sta fermata. Allora su copertone cosa secondo me. Scarpa di più, un po' di più, e questo non riscalda. E perché guarda, là non ci sta mancando pochino. Però quella è salita. E invece quello è tremendo. Allora è una questione veramente di pure temperature. Temperature del copertone. Perché anche è caldo, si vede. Sì, sì. Non ci sta neve un po'. Non ci sta neve, capite come è stato già. E sono proprio i palli, dice mi palli di corto. Quello è un po' questa. Vabbè. Cioè, volesse vedere, ovunque con 5 mostra là, come sai che qua? Fai fatica a segnare. No, perché poi volesse capire come sai. Ma fin quando è neve, tu ci sai. Ma che le faccio? Io ci sogno riuscire qua, no. È tu come cadere. È tu come buon pochicchio. Gli devi dare quell'impronta proprio forte. Ma pure che cadere. Io ci ho provato a segnare, ci ripartito da là, ci si aiuta, ci girate, ci tornate. Come se non fosse niente. Cioè sono sicuro che con le gomme vecchie col cavolo. No, vabbè, ero io. Vai, vai. Buona giornata, buon anno. Occhio piano piano. E tiene l'anteriore bloccato dentro. Potrebbe stiamo frenando, eh? Dove arriva? Dove andando? Non lo so. Chiro quando parte a... E ha sceso. Buongiorno. Buongiorno, John. Guarda sta cosa del 2,50, per spizzo. Guarda sta cosa, no? Del 2,50. Comunque fa più fatica a partire. Cioè, vedi come si è studiato? I prima. Fallo tu. Hai capito la differenza con un pistone? Perché quello continua a spingere. Questo arriva allo spegnimento, invece quello ha sempre forza. E allora quando tu puoi dosare anche fino allo spegnimento, tieni quella cosa... Ma io l'ho detto, cioè, la differenza sul difficile... Sì, sì. Che è un'altra cosa. Questa qua, quando tieni la strada, mi dà soddisfazione, ma non il motore, la massa che c'ha. Di tutto l'insieme, sì, perché poi quella massa sul veloce ti dà stabilità. Ti dà stabilità, esatto. Certo.
invece che staccare sul vetro. Vabbè, ma secondo me è anche una questione di settaggi, però settaggi, inevitabilmente, più, inevitabilmente più leggera. Andiamo. Che fine merda. Sì, però cioè, effettivamente, pure che passavamo su tratto, sta un altro tratto di cemento. Vabbè, se arrivavamo alle pietre forse ci divertivamo. Ma il problema è che io pensavo che il ghiaccio non si fosse formato ancora sotto. No, perché era fresco, dici tu. Ma che con ghiaccio sotto, pure un coppia prete, diciamo sano. Sì, penso che pure un coppia prete ce l'avremo brutto. Pure perché ne avremo manca, se era sotto. A parte quello, ma il problema è proprio che cioè, se è ghiaccio sotto tu non tieni trazione, non è che dici scavo un poco e me ne esco. Sì. No, ci avessi voluto arrivare, però va niente, sarà la prossima. Mette in difficoltà? A minimo mette in difficoltà. A minimo, se non tiri la frizione. E io il 4,50 l'ho avuto. Io avevo il CRF 4,50 iniziai. Fu un impatto proprio drammatico. Ma io me ne rendo conto che in molte situazioni. Io perciò a volte dico non sono capace di portare la motocicletta. Perché con una moto così facile è normale che me ne esco da situazioni. Capito? Perché che l'hai esso fa? Quando l'altro, quando stavamo a Caserta e Luca fece vicino a me, ma come hai fatto a fuggire? Dice Luca, è la motocicletta. Sì, no, ma la motocicletta aiuta tantissimo. Perché se senza gomme in condizioni tremende, se gli mettiamo pure un coppa all'antenna al contrario, e Luca rimaneva e dice, ma tu sei senza gomme, senza niente, che se sai? Dice, ma che le fa c'è la motocicletta? Non sono chi? Però ha i suoi limiti, cioè che lei non può fare, però secondo me in mano una persona brava che sa spalancare questi limiti vengono un po' meno, perché piglia Michela non sta appresso, va, certo Giampaolo lo sta appresso, ma Giampaolo lo stesso appresso pure con 125 perché ci mette di suo. Buongiorno. Ce ne siamo accorti, grazie. Buon anno. No, non vi preoccupate, non vi preoccupate. No, mi ti scappa te. Poi forse non è la